Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati con Gran Turismo 7, ma questa volta nella sezione missioni, perché ci troviamo nella competizione dei Human Comedy, praticamente dedicata solo a gare di resistenza di un'ora. Ci troviamo sulla prima gara, ovvero a Tsukuba, un'ora di Mazda Roadster Touring Car. Allora, io questo pomeriggio ho fatto un paio di tentativi e per due tentativi ho sbagliato praticamente all'ultimo giro. Un tentativo mi sono girato alla penultima curva, nell'altro tentativo mi sono girato un paio di curve prima, ma sempre all'ultimo giro, nel senso che il timer era già scaduto. Quindi diciamo che la gara l'avevamo fatta, ma come al solito sono la persona più sfortunata di questo mondo. Naturalmente Dio per tutto ciò è stato fortemente ringraziato. Ci troviamo a difficoltà normale. La volevo provare a far facile, però da quello che sapevo a facile addirittura vanno più veloci per un bug. Poi, oddio, sono passati diversi mesi dal rilascio di queste gare, quindi magari le cose le hanno risolte. Questo purtroppo non lo so. Andiamo su impostazioni auto, vi faccio vedere come ho settato la macchina. Allora, partiamo con le gomme da corsa dure. E siamo a 5,99,16 punti prestazioni. Non possiamo mettere né le medie né le morbide durante la gara, perché andremo a superare i 600 punti prestazioni massimi per questa competizione. Le sospensioni sport ad altezza regolabile, io non mi ricordo se le avevo comprate o erano così già di base, perché vedo che non te le fa togliere. Boh, non lo so, comunque sono così e va bene. Ho dovuto abbassare uno solamente 10 U per non superare i 600, vedete, se no andiamo a 676, quindi teniamo 99 e basta. Infine ho messo sistema frenante, dischi da corsa forati. E niente, proviamo così. Come ho detto, ho fatto un paio di tentativi, è andata come è andata e mi ha sbagliato tutte e due le volte alla fine. Questo è veramente un peccato. La rifacciamo. Più o meno ho capito. Sono andati un po' larghi, anzi fammi riprovare. No, 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 riproviamo. Tentativo buono e questo, se magari sono andato un po' largo. E strada facendo vi racconterò anche un po' come interpreto la pista con questa macchina. Allora, risparmiamo benzina, mettiamo 3. E allora, tendenzialmente come tempi giro intorno al minuto, a volte anche un minuto e uno. Sono riuscito con l'auto così, quindi senza modifiche, a fare anche sotto il minuto. Ho fatto tipo 59,8 più o meno, però è stato proprio un caso molto molto eccezionale, non so se riusciremo a ripeterlo. E quindi di base giriamo intorno al minuto, minuto e uno. Nel peggiore dei casi andiamo su uno e un minuto e un secondo un po' alto, tipo mezzo o 800 o 800. Questa va frenata più dolcemente per poi inserirla, farla scorrere in questa bella curva. Ok, 1 1 e 9, tempo di merda, ci rifacciamo. Tutte le curve lente, tipo quella appena fatta e questa che andremo a fare, bisogna accompagnarla un po' con il freno verso il centro della curva per farla girare bene. L'importante è non rilasciare il freno troppo presto, perché sennò rischi di girarti. Un po' larghi, in realtà un po' stretti, mi confondo sempre. Vedete, accompagni bene la macchina con un po' di freno e la riesci a far girare. Loro girano, ecco, come avete visto, fraga, 59,7, ma fanno anche meno, eh. Il massimo che ho visto fare è 58,7 più o meno. Naturalmente montano gomme medie e morbide. Noi non le possiamo montare perché superiamo i punti prestazioni. Avrei dovuto abbassare la potenza della macchina, ma onestamente direi che non è il caso. Quindi starete pensando, vabbè, Mick, vuol dire che siccome loro usano le morbide hanno dovuto regolare anche loro la potenza e perdere un po' di cavalli. No. La verità è no. Perché? Perché questo è Gran Turismo. Ecco perché. Loro mica rispettano i punti prestazioni della competizione. Sì, è troppo bello. Ah, sono scesi sotto il minuto e uno. Bene, bene.
Allora, io adesso sto risparmiando benzina perché la gara è divisa in tre fasi. La prima fase prevede una pioggia leggera, prevede. Noi dobbiamo riuscire a pittare prima che arrivi la pioggia. E naturalmente, siccome non è una pioggia così pesante, in realtà neanche leggera ma non così pesante, vorrei pittare per rimettere le gomme dure, perché è inutile mettere le wet, perché poi la pioggia passa abbastanza in fretta e dovresti rientrare e fare un altro pit. Quindi cerchiamo di risparmiare benzina e nonostante questo cercare di andare come dei diavoli per poi sostituire il treno di gomme nuovamente con le dure, nonostante comunque arriverà la pioggia. Cazzo, un po' largo. Sta gara mi sta facendo veramente innervosire, raga. Terzo tentativo e sono ancora qua a registrare. Naturalmente arriverà l'episodio integrale, non credo ci saranno tagli, anche quanto sono andato largo. E non ci sarà probabilmente neanche il replay perché è una cosa troppo lunga da fare. Tempo di merda. I primi vanno come dei diavoli per le gomme morbide. Noi non le possiamo mettere. Abbiamo già l'auto più debole della loro, finché ci manca solo che mettiamo le morbide, dobbiamo abbassare la potenza. Fammi passare, Fra. Grazie. Il volante oggi, minchia, l'abbiamo veramente bruciato. Faranno tre ore che sono qua, porca eva. Vai. In prossimità di avversari come questo che ho qua dietro, nel caso non abbiate ancora fatto questa gara, vi consiglio di chiudere sempre il più possibile le traiettorie prima che loro si avvicinino troppo. Tipo questa, vedi che la faccio all'interno. Vabbè, adesso sono andato un po' largo. Questa è un'auto di merda. Perché loro hanno il brutto vizio di ficcarsi anche dove non ci passerebbe una bici. E naturalmente sarete probabili vittime di manovre pit. Loro sicuramente di minacce. Però voi di manovre pit e dovrete riavviare la gara. Quindi occhio. Questo è il primo consiglio che vi do. E niente, insomma, dicevano che a facile l'IA si buggava. Si buggava in realtà. E andavano forti forti, ci facevano tempi come 57 secondi. Impensabile, figa. Per i comuni mortali come me. Per quanto riguarda il distacco generale, a parte il fatto che siamo in ottava posizione, e non me ne lamento. Vedete che siamo a 24 secondi di distacco dal primo. Allora, nel peggiore dei casi, quel distacco aumenta sempre di più, quindi vuol dire che non state dando il massimo. E nel migliore dei casi, se siete veramente dei top guidatori, riuscite a diminuirlo sempre di più, cosa che naturalmente non riesco a fare. Nel caso medio rimane costante. Spero che rimanga costante. Anche se sarà molto, 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 tanto, fortemente difficile. Sono già andati larghi qua. Ecco qua. Maledizione. Un secondo abbiamo perso con sta puttanata. Più di un secondo. Un secondo. Per ora nessun aiuto. Naturalmente poi arriverà la pioggia. Metteremo il TC,
Per ora solo Igor Fraga ha fatto 59,7. No, no, Kokobuna può fare di più, eh. O è bloccato da qualche macchina. Può scendere sotto il 59, fare un 58 bus, volendo. Ma veramente forte. Poi, vabbè, ripeto, hanno medie morbide davanti, eh. Riccio, guardate una punta di freno e girate. Abbastanza chill, cioè almeno sull'asciutto quest'auto su questa pista è abbastanza facile. Il problema è la pioggia. Devi stare più cauto, marce più basse, la frenata la devi regolare meglio perché sennò vai al bloccaggio e sottosterzi di brutto. Sfruttiamo bene l'uscita qui. Loro stanno molto più interni. Oh, nuovo record personale, buono. Dai, prendiamo il connazionale. Minchia, bro, quanto vai lento, eh. Purtroppo non c'era spazio per passare, ci ha fatto perdere tempo. Ah, naturalmente su questa gara sono previsti danni, vedete in basso a sinistra. Spoiler danneggiato. E sono settati, presumo, su danni ridotti, quindi si riparano da soli dopo un po'. Cioè, nonostante siamo stati rallentati, abbiamo girato più veloci. Capite perché di Gran Turismo io non mi fido? Spara numeri a caso. Dovrebbe essere un buon sistema per vincere la lotteria, questo algoritmo di Gran Turismo che ti fa fare i tempi. Tirala, tirala. Abbiamo ancora 8 giri di autonomia. Sa che miglioriamo ancora il tempo, mi sa, eh. Minchia, buono, buono. Giuro, in un'occasione ero sceso sotto il minuto. Con le dure, stesso setup, ero riuscito a scendere sotto il minuto. Non so come. Lì all'interno non si sentono. Mica dovresti avere una botta sul volante, fosse un altro gioco, ma non si sente. Non si sente manco che sei sull'erba. Buono, abbassato di nuovo di un cazzo praticamente. Però vuol dire che abbiamo un certo ritmo che sarebbe bello riuscire a mantenere per i prossimi 7 minuti almeno. Non mi bloccare, Fra, non mi bloccare. Ci esce un altro bel record personale. Abbiamo perso tutto con sta frenata
brutta come la fame. Vediamo gli intertempi. Anche in cambiato ho sbagliato. Quindi a 2 decimi. Che abbiamo perso qua. Sicuro. Dove cazzo li ho presi 2 decimi? Oh, quasi sotto il minuto, raga. Cazzo, c'eravamo. Avessi fatto meglio la curva finale, cazzo. Più per soddisfazione personale, non è che vinci una casa alle Maldive, per dirti. Però, sai, ho bisogno di un qualcosa. 3 decimi persi, stavo per dire un qualcosa che mi possa alzare l'autostima dopo quel 3 decimi persi in rosso. Non è stato bello. Ok, Kokobun finalmente ha battuto il record di Igor Fraga. 59,6, stanno girando un po' più lenti, non so cosa sta succedendo. Nulla di particolare, però andavano più veloci. Primo quarto d'ora di gara e anda 8 decimi. Questo gioco che canne si fuma, oh. Ma fumati la roba buona se devi fumare. Dov'è che ho perso 8 decimi? Ah, sul giro migliore però, sì. No, allora è giusto. Ok, già 2 pit, gomme dure e gomme medie montavano. Il primo si è fermato adesso, aveva finito la benzina e monta le morbide. Capito come fanno i record? Noi abbiamo 4 giri di autonomia ancora. Vediamo un po' il tempo. Ok, tra un po' arriverà la pioggia. Vedo anche che si sta scurendo. Si sta coprendo di nuvole. Mamma mia, brutto giro. Per ora i terzi non li attiviamo, finché pioggia leggera e vedo bene. Minchia, quanto tempo mi fa perdere sto figlio di... Che è un doppiato. Cazzo, bandiera blu. Minchia, mettete un aggiornamento che iniziano a frenare sti qua doppiati. Cioè, nella realtà dovrebbero farsi da parte, ma... No, cazzo. Che non mi sono manco reso conto. Niente. Primo errore fatto. I primi due si fermano ora. Peccato perché stavamo andando veramente bene. Qua abbiamo perso almeno 3 secondi. 5 ne abbiamo persi. Bene. Autostima sotto i piedi. Per colpa di un figlio di puttana pure doppiato. Giuro, non mi ero proprio reso conto di essere più veloce e niente, sono andato lungo. Levati, Fra, levati. Fai la tappa agli altri, per cortesia, Quanti doppiati qua davanti, mamma mia. Speriamo di non avere problemi. Piuttosto che blocchino quelli qua dietro. Dai, tirala. Molto bene.
Cerco di prendergli la scia, però mi sa che lo superiamo prima. Ok, niente. Niente scia. Cazzo, raga, mi dovevo fermare, eh? No, ancora un giro, che culo. Minchia, avevo visto il coso lì rosso della benzina, avevo visto. No, 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 c'è ancora tempo. Ci fermiamo a sto giro. La guida di quest'auto mi aveva letteralmente ipnotizzato con queste traiettorie sinuose. Altri doppiati. Vai. Dobbiamo fermarci, ricordiamoci. Bisogna fare attenzione al muretto invisibile dei box. Vedete dove c'è il cartello pit? Sì, se andate un pelino larghi, beccate il muro invisibile. Quindi occhio, io ve lo dico. Perché poi... Oh, se Dio viene nominato, io non ne voglio sapere nulla, E mettiamole dure. Anche se in realtà queste gomme possono andare ancora bene, io voglio evitare che quel consumo sulle gomme anteriori possa provocarmi dell'eventuale sottosterzo. Piuttosto spreco sti 3-4 secondi e mi faccio cambiare le gomme. Sti cazzi, 6 secondi solo per le gomme. Naturalmente facciamo il pieno e siamo a 40 minuti di tempo restante. Bene. Adesso dovrebbe arrivare la pioggia. Occhio qui, pieno di abusivi. Mettiamo potenza 1. Allora, la benzina è apposta, abbiamo 18 giri. Ho il tempo. Ok, il radar è quello che mi serviva. Manca ancora un po' di tempo prima della pioggia. Quindi cerchiamo di andare come dei diavoli. Quanta erba pizzica questo qua davanti. Non so perché sono andato così lungo. Devo aver sbagliato qualcosa. Buttiamoci all'interno subito. Cazzo, stringi, mica, vedi che sto arrivando, brutto coglione, Male l'auto non si è danneggiata. Adesso, prima dell'arrivo della pioggia, passerà ancora qualche giro. Dobbiamo cercare di andare come dei diavoli. Naturalmente, appena arriverà la pioggia, adesso lo vedrete, non durerà molto. Quindi noi non andiamo a fare un altro pit per dirvi e mettere le intermedie. Noi cerchiamo di resistere con le dure. Soffriremo un bel po', ma si può fare. All'interno, male male. Mamma mia, che stanchezza, raga, non ce la faccio più. Sto giocando da non so quante ore.
stacco totale sta aumentando. La curva la facciamo sempre meglio di loro, vedete che riusciamo a recuperare un bel po'. Però in generale sugli altri tratti loro sono migliori, eh. Come stava facendo la manovra Pit? Ma porca ma... ma vedi che non c'è spazio? Che cazzo ti butti? Sto figlio di puttana, oh. Minchia, non c'è spazio e si butta. Puoi notare su quest'auto dove cazzo hanno messo gli specchietti, minchia. Ma mettili all'apice del finestrino, no? Come in tutte le auto normali, pure nella multipla, pensate. A metà portiera, cioè, boh. O sbaglio io, ragazzi? Lo specchietto va messo lì. Ecco, vedete in basso a destra il radar meteo? C'è una specie di lingua di nube. E subito dopo, naturalmente, più tempo passa, più si nota, la pioggia già smette. Vedete che non c'è la nube, è solo quella, e poi c'è il vuoto. Ecco, noi dobbiamo cercare di resistere. Proprio all'interno. Proprio sto pirla dietro, mi sta attaccata al culo. Mamma mia, ma che cazzo di sorpasso mi ha fatto? Faccio una traiettoria io così, vado lungo, perché non ho la loro tenuta. Non ho la loro fisica. Qua recuperiamo qualcosina, se non ci giriamo. Prendiamoli un po' di scia. Ok, siamo a metà, quasi a metà di questa prima fase di pioggia. Oh, ho toccato qualcuno dietro, no? Naturalmente i tempi si alzano per via della pioggia, ovvio. Proviamo a prendere meglio questa. Buono, buono, buono. Vai, due piccioni con una fava. Siamo tutto all'interno perché questi qua si infilano. Come ho già detto, dove non passa manco una bici. Figurati una macchina. Loro mi sa che stanno rientrando per mettere le intermedie. Noi soffriamo, raga, e risparmiamo un pit. L'importante è non sbagliare, nel senso che esci di pista, perché se no il fatto che tu non ti sia fermato te lo giochi col tempo perso, perché sei uscito, perché ti sei girato, capito? Stavo già girando. Occhio. E gira sto cesso di macchina. Niente. Appena detto, cazzo! Di non perdere tempo. Niente, non gira più la macchina, voglio solo di derapare. Niente. Boh, buttato tutto nel cesso. A un certo punto l'auto smise di frenare perché mica non deve vincere. Mi piace pensarla in questo modo. Niente, il pit che non abbiamo fatto, è come se l'avessimo fatto, praticamente.
Non gira più la macchina, raga. Cosa devo fare? Non gira, non ha voglia. Come tu non hai voglia di alzarti tutte le mattine per andare al lavoro, lei non ha voglia di girare. Quanti secondi abbiamo perso lo sa solo quel bastardo che vive lassù. Adesso che i doppiati sono usciti davanti, l'auto riprende a girare, avete visto? Questa è la fisica di Gran Turismo. Vedete, mo' l'auto gira. Ma raga, voi non mi credete. Dovete fidarvi di quello che vi dico. Vedete, fatta come prima, mo' la macchina... Ok, un po' lunghi, siamo andati, ma... Cazzo, almeno... Non ho perso 18.000 secondi. E in tutto ciò siamo secondi. Avremmo potuto essere primi, No, beh, oddio, primi non credo perché quello era troppo avanti. Ok, comunque la prima fase è praticamente quasi finita. Vedete che ha smesso di piovere. Ok, adesso riprende un pochettino ma rismette subito. E loro adesso girano con le intermedie. Adesso la traiettoria andrà ad asciugarsi piano piano, sia perché non piove più, sia per il passaggio delle auto. E loro rientreranno per toglierle le intermedie, no? Noi invece siamo già puliture, sono ancora messe bene. Benzina, siamo mezzo serbatoio, andiamo tranquilli. Io tranquilli mica tanto, proprio meno. Occhio, Le luci ce le abbiamo? Come cazzo. Occhio. Allora, radar togliamolo. Anche la benza per ora, va. Ah, siamo a metà gara. Non ero accorto. Quanto abbiamo sofferto quei 2-3 giri, cazzo. Abbiamo rischiato un sacco di volte di girarci e un sacco di tempo perso. Allora facciamo così, risparmiamo un po' di benzina, perché adesso è importante arrivare al pit dove sta già piovendo abbastanza, capito? Anzi, mi sa che forse ne abbiamo consumata troppa. Il discorso è che tra un po' riprenderà a piovere e sarà una pioggia che dura di più, ce ne sarà di più, quindi farà allagare molto di più la pista. Ed è meglio arrivare che devo andare ai pit quando sta già piovendo di brutto, capito? Perché se mi fermo prima, perché lo devo fare per forza, perché ho finito la benzina, io devo mettere già le gomme da bagnato pesanti, devo mettere, capito? Perché se mi fermo solo a fare il rifornimento, dopo mi devo rifermare un'altra volta per mettere le gomme da bagnato pesanti, perché tra un po' arriverà la pioggia. Quindi magari risparmio anche 4, sai, Con le intermedie, vedete,
si sono fermati per cambiare gomma, perché di benzina ne hanno ancora, non so cosa andranno a montare, ma con questo nuovo aggiornamento mi sa che si può vedere, eh. Occhio fisso sulle gomme avversarie, vediamo cosa monteranno. Le medie. Ok, ritornano con le slick allora. Il giapponese cambia ste gomme o... Cioè, vorrei guardare anche la strada. Ah, ha fatto anche benzina lui. Vediamo, morbide sicuro, guarda. Morbide, lo sapevo. E questo qua è il primo. Mo se ne va naturalmente con le gomme morbide. E il discorso è che, come vedete in basso a destra, adesso arriverà la pioggia, quella un po' prepotente. Questa è la seconda fase di gara, capito? Quindi loro dovranno rifermarsi nuovamente perché arriverà veramente un sacco di pioggia. Invece noi siamo già attrezzati, quelli due non ci siamo ancora fermati, lo faremo appena finita la benzina e metteremo già le gomme da bagnato pesante. Almeno questa è la strategia che ho costruito in due tentativi. Poi... Oddio, l'avrei vinta se non mi fossi girato, quindi credo sia vincente. Togliamo un radar, tanto sappiamo che arriverà la pioggia. Naturalmente a questo qua non gli possiamo stare dietro, con le gomme che ha. Se ne va. Tanto si dovrà fermare, quindi... Tre giri e mezzo da bruciare. Spero inizi a piovere presto, perché mi serve tanta acqua per sfruttare le da bagnato pesante. Raga, non entro per mettere le intermedie, perché sono sprecate, perché inizierà a piovere talmente tanto che le intermedie diventano inutili, capito? Per questo voglio ritardare il pit il più possibile. Per questo ho messo risparmio benzina 4, perché se entro in pista, che la pista è ancora asciutta, sono quelle bagnato pesanti, minchia, iniziano i cori di bestemmia. Perché li bruci prima cosa e poi perché non tengono un cazzo. Soprattutto li bruci, perché se non c'è pioggia. Ok, la pioggia forte sta arrivando. Noi sfruttiamo ancora sti tre giri. L'umidità della pista in basso a sinistra sta aumentando, vedete la barra? Se vedo che sta aumentando troppo rientro prima, eh. Quindi metto potenza 1. Non ho visto le marce, cazzo! TC c'è, sì. Tanto bell'imbusto là davanti, ti devi fermare, eh. Ti devi da fermare. Perché mo arriva la pioggia. Cazzo. Un po' larghi, eh. Senti, giro rimasto per la benzina è 1, io mi fermo adesso. Perché vedo che sta piovendo veramente troppo forte. Quindi risparmio 3. Sì, guarda lì la nube. Sì, sì, fermiamoci, raga. Ok, metti da bagnato pesante. Adesso loro cosa succede? Non so se il giro dopo, tra due giri o tre giri, monteranno le intermedie. Il problema è che la pioggia continuerà
la pista si allargherà molto di più e le intermedie non riusciranno a far difluire bene l'acqua, quindi dovranno rifermarsi ancora e mettere le bagnate pesanti. Io invece li anticipo. Vedete, Roadster Touring con gomme morbide si è già fermato. Lui adesso monterà l'intermedia, ma dopo dovrà fermarsi di ancora, per non dire di nuovo. Noi facciamo il pieno per montare le bagnate pesanti. Noi lo facciamo già adesso. Anche questo, vedete, ha le gomme medie. Metterà le intermedie, perché ancora non c'è così tanta acqua in pista. Io però già lo so che sarà così e quindi mi preparo. Occhio anche alle curve, perché bisogna stare un po' più cauti, perché inizia veramente ad esserci tanta acqua in pista. Siamo a metà barra praticamente. Si fermano tutti, vedete, a montare le intermedie. Ma vedrete la sfilza di IM verde. Si è fermato anche il primo. Occhio qui, bisogna frenare un po' di più. Vabbè, radar togliamolo, lì tanto c'è la pioggia, lo sappiamo. Questa mo bisogna farla in terza. Uff, 20 minuti di gara rimasti. Questa è la fase 2. Già quanto piove. Dai, dai, dai. Tanto loro dovranno fermarsi ancora per mettere le gomme da bagnato pesanti. Noi non dobbiamo girarci. Prima l'ho detto e abbiamo fatto un po' di minchiate. Questa va fatta in seconda perché si sta bagnando sempre di più la pista. Occhio, occhio, occhio. Niente, ma perché si gira così, cazzo? Minchia, il TC mi deve tagliare potenza su... Cosa? Cosa? Ma sta scherzando? Penalità di un secondo e mezzo per che cosa? Sì, lo so che c'è scritto per che cosa, ma non mi sembrava quello un taglio, eh. Vabbè. Prima volta che prendo una penalità, su questa gara. Niente, un secondo e mezzo a troia, cosa devi fare? Capisco la battuta del film Aldo Giovanni Giacomo, quanto è bella la mafia. E questa la mafia, darmi tale penalità per il nulla. Boh. Lo so, lo so. Non capisco cosa metto a fare il TC se... Adesso mi ferma per un secondo e mezzo. Poi in realtà è più di un secondo e mezzo perché ti piglia sul freno, capito? Sto figlio di troia. Cioè, un secondo e mezzo metti che non posso accelerare, non che mi freni. Se mi freni non è più un secondo e mezzo, saranno 3 secondi.
chissà come mai, però ci arriva un diplomato, ci arriva. Invece gli sviluppatori di questo gioco non ci arrivano. Si fermano quelli intermedi per mettere le bagnate pesanti. Non ci voleva quella penalità, eh. Non ci voleva. Fermano tutti. Si è fermato anche il primo. Bene, bene, bene. Non so se facciamo in tempo a superarlo, perché questa pioggia bisogna andare molto piano. Naturalmente, ripeto, si stanno fermando per mettere le bagnate pesanti, eh. Ok, siamo primi. No! Maledetto! Io credo che non sia reale però che un'auto sottosterzi così tanto in una curva da fare in prima. A me sta cosa non... cioè non è reale, raga. Cioè non è reale. Io sono troppo convinto che non è reale. Posso capire ad alte velocità, ma in prima, fra, in prima. Cioè, in prima la ruota non ha tutto quel grip. Non mi convince. Cioè, onestamente, il mio parere è che non mi convince. Comunque, manca un quarto d'ora di gara. Qua davanti sono tutti doppiati. Sto tenendo sott'occhio il secondo, che ha 9 secondi di distacco. Naturalmente mi prenderà. Ma sapete che cazzo mi è venuto in mente adesso? Eh? Cioè, proprio così a caso, solo dopo 3 ore. Ma guardate il display dove ti dice le marce, la velocità e tutto. Ma è possibile che non ha una retroilluminazione sto pannello LED di merda? È troppo strano, eh? Perché nella realtà ci sono altre auto che montano sto pannello, è bello luminoso, quindi non si vede un cazzo, non si vede. Questi display me li ricordo da Project Cars. Dicendo che erano dei lampioni, minchia, ma cazzo, avevano un certo grado di luminosità e vedevi qualcosa. Ok, la pioggia è praticamente passata, quindi i tergi li spegniamo. Adesso il prossimo obiettivo è capire quando rientrare e mettere le gomme dure. Perché adesso ha smesso, no? Quindi arriverà bel tempo, arriverà il sole che spacca le pietre, quindi la pista si asciugherà molto velocemente. Poi anche col passaggio delle auto si asciugherà ancora più velocemente. Bisogna capire qual è il momento giusto. Non so perché stanno rientrando per mettere le intermedie, giusto, giusto. Perché sono stupidi. Io invece non monterò le intermedie, vedi anche questi. No, no, non monto l'intermedio io, raga. Io monto le gomme da corsa dura e soffro ancora un po' con queste, che la pista è ancora bagnata. Quando si è asciugata il necessario per poter usare le slick, usiamo le slick. Non faccio pit per le intermedie e poi monto le slick. Loro faranno così. Adesso montano le intermedie loro.
appena si asciuga ancora un po', altro pit per cambiare di nuovo gomme. No, 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 io ne faccio solo uno. Assolutamente. Basta non girarsi, cheat. Allora, una cosa sicura che vi posso dire, non vi consiglio di... Cioè, perché uno può dire, amico, giri restanti 10, ci metti un minuto a giro, quindi la benzina ti basta e le gomme sono ancora tutte piene. No, raga, perché se voi restate con queste gomme, vi acchiappano. Cioè, loro monteranno le slick. La pista si asciugherà troppo per continuare a usare questa mescola pesante da bagnato fino a fine gara. Quindi ve lo dico già per esperienza, l'avevo provato mesi fa al primo tentativo, non tenete le wet, dovete rientrare e montare un'altra gomma, che non sia anche l'intermedia. Dovete mettere dure, medie, morbide, dipende se in base ai punti prestazione potete mettere medie o morbide, se no mettete le dure, cosa che farò naturalmente. Perché sennò non duri. Come giri restanti zero? Oh, si era buggato il timer. Mica mi era preso un coccolone. Pensavo di aver finito la benzina. C'ha scritto giri restanti zero, raga, giuro. No, ancora 10 giri. No, la pista è ancora troppo bagnata per cambiare gomme. Aspettiamo ancora. Occhio. Fra, sei un doppiato. Perché devi rischiare il sorpasso e farmi girare? Questo non capisco. Raga, quello che ho dietro è un doppiato. Li mortacci sua, oh. E viene qua, sta incollato. Mi tocca il paraurti, oh. Ma porca puttana, ma stai là, stai. Rientriamo mo, raga. Ascoltate a me. È il momento giusto. Si è asciugato abbastanza. Gomme da corsa dure, raga, la chiave, ed è il motivo per cui io nei primi due tentativi ho sbagliato e avevo vinto praticamente, è non uscire dalla traiettoria asciutta, cioè con queste gomme non t'azzardare, eh. Metto una punta di benzina giusto per, la chiave è rimanere sulla traiettoria asciutta e tecnicamente hai vinto, perché adesso loro hanno le intermedie e rientreranno ancora i box per mettere le slick, boh, basta, vai. Naturalmente mi hanno superato, ma ripeto, si devono fermare. Non bisogna uscire dalla traiettoria, cioè proprio attenti bisogna stare. Meno male questo mi ha fatto da muro. Grazie mille, fra. Però mo ti devi levare dai coglioni. Ecco qua, ho sbagliato il primo tentativo. Ho frenato chiudendo all'interno prima di entrare in curva, e lì è ancora bagnato e niente. Perso. Possiamo scendere con la potenza 1, perché abbiamo 10 giri di autonomia, abbiamo 7 minuti e mezzo rimasti. Dai, che è fatta, se non sbaglio. No, 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 no! Occhio, raga, occhio. Tanto ti devi fermare, giovane.
Avete visto, nonostante ho il TCA3, come si gira facilmente la macchina? Occhio alle manovre pit, maledetto. Questo lotta per il secondo posto, ci sta. Tanto si devono fermare. Vedete, il primo si è fermato. Occhio. Anche qua non bisogna andare larghi, che la traiettoria lì è scivolosissima, raga. Non potete immaginare. Sembra una minchiata, ma vi assicuro che non lo è. Occhio, perché loro ci riprenderanno subito, eh. Loro entrano solo per cambiare gomme, hanno pure le morbide. E l'altro, se non sbaglio, ha le medie. Quindi arriveranno come dei diavoli. Cazzo. Ecco qua. Vedete quanto scivola? Avete visto? Ha continuato ad andare dritta la macchina. Vedete? Avete visto quando vi dico non avete margini di errore, eh? È come la patente finale con la Porsche 917K a spalle. È la stessa cosa, non puoi uscire dalla traiettoria, sennò esplodi. Nonostante si sono fermati, ce li ho già a 6 secondi, ce li ho. No! Non resisto 5 minuti, raga. Stanno avvicinando, hanno le morbide, non posso fare un cazzo. Bloccali, fra, bloccali un pochettino. Tanto sei un doppiato di merda, senza offesa. Minchia, l'hanno già superato. Dietro, raga. Non allargare. Si stanno avvicinando. Tanto. 2 secondi e mezzo. Mi prendono, raga, mi prendono. L'unica cosa che posso sperare sono i doppiati che bloccano loro. No, non uscire dalla traiettoria, Mick. Che cazzo fai? Occhio qui a non andare larghi. Che fuori è ancora molto bagnato. Ecco, ecco, ecco. Mamma mia. Mica ce li ho a meno di 2 secondi. Serve scia. 5 secondi, sono rimasti incagliati da qualche parte. Molto bene, molto bene. Occhio qui nei sorpassi a non uscire dalla traiettoria. No, 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 fra. Maledetto figlio di... Guarda, guarda. Occhio qui anche, eh. Occhio qui. Che si ficcano all'interno.
Mamma mia. Dai che sono bloccati nella folla, dai. Manca un giro. Un giro manca, raga, un giro. Bisogna stare tanto all'interno perché se esci è la fine. A 5. Occhio a questo dietro, eh. Che magari prova il sorpasso dove non c'è spazio. Qua mi sono girato nel video. Qui. Questa curva qui ho frenato. Siccome il volante era leggermente girato a sinistra, si è imbarcata la macchina. Cazzo, il primo ce l'ho dietro. A un secondo e tre. Dai, dai, è l'ultima curva. È l'ultima. Tempo scaduto. Guarda, guardalo, guardalo il primo, è là dietro, con l'auto blu. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, cazzo. Ce l'abbiamo fatta. Ce la faccio più, raga. Terzo tentativo, sto giocando da 3 ore. Cioè, sono veramente con la testa esplosa. Vedete dallo specchietto, quello blu, è lui il primo. Col gomme morbide. C'è stato un momento in cui il distacco, oltre ad essere aumentato, è rimasto lì fisso. Perché era incagliato in qualche doppiato, sicuro, come l'oro. E comunque mi va bene così. 59,6 è il suo giro migliore. Vabbè, aveva le morbide, ci sta. E il replay lo salvo solamente per la foto. E com'è che si faccia? Ah, di qua. Salvo il replay, vi faccio vedere senza tagliare. Cioè, non me ne viene nulla, però per essere corretti, sapete. Difficoltà di gara, eravamo su normale, eravamo, quindi va bene così. A difficile, boh, non so che cazzo succede. Andranno come dei diavoli ancora di più, perché. E niente, ragazzi, a parte questo, io esco, mi piglio i 500.000 di ricompensa. Probabilmente nel prossimo video faremo il nuovo menu che hanno aggiunto e passeremo alla Human Comedy gara 2 con le back mono. Sì, probabilmente faremo questa e poi ci saranno tutte le altre. Spero, impossibile, l'obiettivo è completarle tutte prima del prossimo aggiornamento. Il tempo ci sarebbe. Ho poco tempo da dedicare ai videogiochi, però alla fine non sono tanti, cioè nel senso se uno lo fa e lo fa al primo, massimo secondo tentativo, se li fa tutti prima del prossimo aggiornamento, ma sarà veramente ostico. Anche se da quello che dicono, questa qui è la più difficile tra quelle disponibili. Così dicono, non lo so, così dicono. Allora, visto che questo video durerà molto, infiliamo il dito nella piaga e peggioriamo la situazione. Ci apriamo sto bigliettino da 3 stelle che ci darà 1000 crediti. Figurati. Minchia, la macchina ci starebbe, eh. Che costa quella. Oh! Fra, me l'ha fatta vincere. Ma che davvero? Queste costano, eh. Cioè, non le usi da nessuna parte, perché. Però costano. Bella, ho vinto una macchina. Minchia, che cazzo fai? Ti lamenti? Assolutamente no. E vabbè, ragazzi, a parte questo, il video sta durando anche troppo. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi come l'avete fatta, se ci siete riusciti, avete avuto problemi, strategie, mica strategie, se avete usato volanti pedaliera, se avete usato controller, fatemi sapere tutto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per il supporto, passate in descrizione per i link, soprattutto quello dedicato al mio canale Twitch, seguitemi anche lì, maledette bestiacce. Per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.